22 gazebo messi a disposizione dalla Proloco ed allestiti dalla Protezione Civile di Fano da domani e fino a domenica faranno la loro comparsa nelle zone più frequentate di tutti i quartieri della città. Serviranno a distribuire alla popolazione fanese le 50.000 mascherine chirurgiche arrivate nei giorni scorsi e donate dalla città gemellata di Wolfsburg assieme alle 10.000 acquistate dal comune di Fano. Le postazioni presidiate da 3 addetti non solo di protezione civile ma di tutte le associazioni di volontariato della città dotate di dispositivi di sicurezza e collegati via radio con la sede del CB Club Mattei distribuiranno in buste chiuse una mascherina per ogni componente del nucleo familiare da 6 anni in su. Saranno raggiunti così capillarmente tutti i residenti a breve distanza da casa loro, senza doversi recare al Codma di Rosciano, come è avvenuto per la prima consegna delle mascherine. Adesso che si può uscire singolarmente, mantenendo le distanze, eccetera, abbiamo pensato di sfruttare quel grandissimo patrimonio di associazionismo diffuso che forse solo la nostra città, così forte, ampio, è presente, per cui sfrutteremo questo associazionismo per creare questi gazebo, per poter distribuire in completa sicurezza, in maniera tale che un capofamiglia alla volta, ovviamente senza creare assembramenti di nessuna natura, anche perché non lo consentiremmo, e potrà arrivare in questi punti di distribuzione vicini alla propria abitazione, potrà anche ritirare le mascherine per sé e per i propri familiari. Noi crediamo che questo sia un cambio di filosofia, sia diverso da quello che abbiamo fatto prima, anche perché appunto le norme sono cambiate, e crediamo che questo sia il metodo più efficace per poter raggiungere tutti, poter raggiungere ciascuno nel proprio quartiere, ma soprattutto efficace perché in 2 giorni noi riusciremo a distribuire 60.000 mascherine, che comunque sono tante, e lo faremo appunto soltanto in 2 giorni senza allungare troppo questa distribuzione, che in questo momento è importante. È importante perché, come si sa, le mascherine di comunità, come le mascherine chirurgiche sono dispositivi che si devono usare in ambienti chiusi e in ambienti confinati, e ci siamo accorti anche che in questa fase ancora le farmacie, le linee di distribuzione normale, i negozi, supermercati, eccetera, non hanno tutti questi dispositivi, quindi noi pensiamo di fare una cosa importante, ovvero quella di distribuire a tutti, in questo caso, visto che questa donazione è una donazione importante, mascherine chirurgiche di questo tipo, per poter permettere a tutti appunto di vivere questa fase con serenità. I gazebo saranno posizionati principalmente nei punti di raccolta della popolazione di ogni quartiere, come prevede il piano di emergenza della Protezione Civile, segnalati dagli appositi cartelli, ma comunque in punti strategici e ben frequentati. Saranno così operativi dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 di sabato e domenica prossimi.